Referente tecnico territoriale per la maschile Alessandro Lotesoriere, attenzione di Progetto Azzurri focalizzata sui convocati 2001, c'è spazio adesso per le selezioni interprovinciali, si sta lavorando già da parecchie sedute su questi ragazzi. Sì, oggi per la prima volta li rivediamo insieme tra le province dopo la pausa estiva. Già i referenti provinciali hanno iniziato l'attività nelle varie province e quindi questo gruppo ha come primo appuntamento il trofeo delle province che si svolgerà nella prima settimana di novembre, quindi l'obiettivo è iniziare anche a far conoscere i ragazzi delle varie province tra di loro, perché la formula prevede che i ragazzi giochino mischiati con i compagni delle altre province. In più è il primo step per iniziare a vedere, diciamo, quelli che abbiamo ritenuto, che stiamo ritenendo, perché comunque è sempre in fase evolutiva la ricerca dei ragazzi, quelli che stiamo ritenendo appunto i migliori di ogni provincia, per iniziare a capire quello che può essere il nostro livello e per far iniziare a loro il percorso che li porta sempre a un confronto più alto. In Puglia l'attività giovanile regionale non significa soltanto Progetto Azzurri, ma significa anche Centro Tecnico Federale. È partito da Monopoli il giro per la regione del referente tecnico territoriale. Sì, quest'anno l'obiettivo è cercare di andare a far visita alle più grandi società con attività giovanile, proprio per avere un confronto diretto con gli allenatori, visto che le domeniche mattina capiamo che spesso è difficoltoso raggiungere le nostre sedi di allenamento, sia per poter vedere anche i ragazzi esprimersi nei loro contesti, perché comunque sappiamo che per quanto riguarda poi le selezioni giocano tante componenti, quindi vedere il ragazzo a casa sua a proprio agio è un ulteriore modo per poterlo valutare e soprattutto conoscere, e poi è anche un modo per far vedere appunto quanto comunque il settore squadre nazionali e il comitato regionale che permette questa attività vuole essere vicino alle società nell'attività giovanile anche nel quotidiano.